Negli ultimi anni il soccorso primario e secondario viene esternalizzato a organizzazioni di volontariato con affidamenti diretti e proroghe di convenzioni, di cui diverse in prossima scadenza. Ricordato che il piano emergenza-urgenza attualmente in vigore prevede che per assicurare elevati standard professionali il personale sanitario che compone gli equipaggi di soccorso territoriale è dipendente del servizio sanitario regionale, lasciando la possibilità di ricorrere al privato solo per integrare il servizio. Tenuto conto delle numerose segnalazioni di sottoutilizzo dei mezzi di soccorso aziendale, nonché delle eterogeneità degli standard della formazione del personale e dei rimborsi orari massimi previsti dalle convenzioni con le diverse croci, è richiamato i compiti della Regione di vigilanza sui costi e qualità dei servizi erogati e di indirizzo rispetto all'affidamento diretto o con procedura di evidenza pubblica oppure in gestione diretta appunto da parte degli enti del servizio sanitario regionale, fermo restando la loro autonomia, si interroga l'assessore competente per conoscere l'andamento della spesa di affidamento del trasporto sanitario al privato negli ultimi anni e quali gli indirizzi della Giunta nelle more dell'adozione del nuovo piano dell'emergenza-urgenza. Grazie. Grazie, consigliere Ussai. Assessore. Il DPGR gennaio 2017 emana il regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività del trasporto sanitario. Questa attività ha la capacità del trasporto sanitario non urgente e programmabile di pazienti non trasformabili con comuni mezzi di trasporto per l'accesso o rientro dei luoghi o servizi. È stata eseguita una prestazione sanitaria anche su loro richiesta. Sono compresi anche i trasporti effettuati in regime di ricovero per pazienti accolti in ospedali regionali. Possono fruire del servizio di trasporto sanitario a carico del servizio sanitario regionale i cittadini residenti e domiciliati sul territorio regionale. Il trasporto sanitario si differenzia per soccorso sanitario, costituisce invece un'attività di assistenza, trattamento clinico e trasporto di utenti non prevedibile e non programmabile in risposta a bisogno urgente. Il trasporto sanitario può avvenire a livello interaziendale e regionale ed extraregionale, un trasporto programmato con o senza assistenza infermieristica o medica. Per quanto riguarda l'attività in urgenza ed emergenza, con conseguente ad un soccorso effettuato sul territorio, ossia viene eseguito dal luogo di improvvisa insorgenza di una patologia o di un infortunio, a diversa di quelle che sono le strutture dei presidi ospedalieri. Questo regolamento stabilisce che i requisiti adottati sono applicabili esclusivamente al trasporto sanitario non urgente programmabile e di conseguenza le procedure di verifica sono applicate nei confronti dei soggetti che svolgono tale tipologia di attività. Il percorso di autorizzazione per le attività di trasporto esistenti è stato svolto direttamente dalle aziende sanitarie attraverso i dipartimenti di prevenzione, mentre la verifica dei requisiti di accreditamento è stata condotta dai valutatori regionali all'uopo identificati a seguito di formale richiesta di accreditamento da parte delle strutture. Il processo è stato portato a compimento nel corso dell'anno 2019. Le strutture attualmente accreditate per l'attività di trasporto sanitario secondario sono 17. C'è l'elenco che io le trasmetterò con la copia della risposta che è stata predisposta e prevede una serie di organizzazioni che operano sul territorio regionale. Inoltre, nel febbraio 2019 si è svolto un ulteriore accreditamento della 2F Cooperativa Sociale che ha dato esito positivo e l'affidamento dei servizi del trasporto sanitario quindi è da ricondurre, precisato l'articolo 17 del regolamento così come è stabilito. Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio, gli enti del Servizio Sanitario Regionale hanno ricevuto indicazioni di attenersi ai criteri ANAC sull'affidamento dei servizi. Al fine di poter compiutamente riscontrare le tematiche oggetto delle IR in parola, le darò alcuni numeri che sostanzialmente spiegano questa cosa legata alla spesa complessiva, sulla quale ovviamente mi riservo di entrare ancor più nel dettaglio rispetto all'affermazione forte che il consigliere Ussai fa, perché quando dice che ci sono strutture che vengono interne alle aziende che vengono sottoutilizzate a beneficio di strutture esterne che vengono utilizzate per fare questo servizio, questo a casa mia si chiama anche in qualche altro modo e quindi sono affermazioni molto rilevanti, delle quali credo, anzi io chiedo al consigliere Ussai di avere gli elementi
per poter andare a approfondire questo, perché questo è oggetto, se questo fosse, di un obbligo del pubblico ufficiale nei confronti di coloro che non utilizzano strumenti a disposizione della pubblica amministrazione, lasciandoli fermi e utilizzando d'altro. Credo che la magistratura contabile potrebbe avere grande interesse a avere questi dati, però è un conto è dirlo, è un conto è provarlo. Io sono lieto, sarò lieto, se il consigliere Ussai mi rappresenterà queste cose, perché quando si fanno queste affermazioni o ci sono gli elementi oggettivi, e quindi noi di conseguenza dobbiamo fare gli atti conseguenti, altrimenti se queste cose sono delle idee che vengono raccontate da qualcuno, questo diventa un elemento di evidente preoccupazione, perché noi andiamo a minare ad un sistema. Quindi nel caso in cui le cose che lei dice si rappresentassero nella verità, io la prego di darmi questi elementi e io qua mi impegno davanti all'Aula a trasmettere alle autorità competenti. Qualora questo però non fosse vero, e qui noi dobbiamo interrogarci sul fatto di come maneggiamo questo tipo di informazioni, perché questo determina una condizione, diciamo, possiamo dire così, tra virgolette, di effervescenza all'interno del sistema, perché questa è un'abitudine che rispetto a un sistema complicato come questo, che si occupa della vita, della qualità delle cure delle persone, allora io sono dell'opinione che noi non dobbiamo nascondere niente. E se ci sono dei problemi dobbiamo avere il coraggio di tirarli fuori per cercare di migliorare, di affrontare e di migliorare le cose. Però deve smettere quell'abitudine per la quale utilizziamo queste cose soltanto perché magari abbiamo la soffiata di qualcuno che ci viene a raccontare per interesse proprio delle cose che poi non sono riscontrabili della verità. Perché ognuno si deve assumere la responsabilità rispetto a questo. E io sono sicuro di incontrare il consenso del consigliere Ussai su queste considerazioni che sto facendo. Vado ai dati, che credo siano di interesse di Ussai, e gli do i dati del consuntivo del 2000, quindi la risposta è: se io ho degli strumenti che posso utilizzare e non vengono utilizzati, sarà mia cura fare tutto quello che è possibile perché quegli strumenti vengano utilizzati e si riducano le attività che vengono fatte con delle prestazioni che non sono interne alle aziende. Però questo deve avere elementi suffragati e sostenibili rispetto alle qualità e alle soglie e alle caratteristiche delle prestazioni. Io non posso pensare che ci sia una gestione, e se questo fosse sarebbe gravissimo, se noi utilizzassimo delle strutture esterne per delle prestazioni che invece possono essere garantite internamente al sistema. Visto che parliamo anche di numeri rilevanti, perché il consuntivo 2018 spesa complessivamente per l'acquisto di servizi di trasporto al netto delle attività ovviamente che non sono riferibili a competenza interna rispetto alle priorità del soccorso, perché il soccorso funziona evidentemente sotto il governo delle strutture interne dell'azienda, ma ovviamente il contratto prevede un canone per l'utilizzo del servizio di elisoccorso, perché l'azienda sanitaria non ha la proprietà ovviamente dei vettori che garantiscono questo tipo di attività. Comunque stiamo parlando di una dimensione rilevante della spesa, perché noi nel consuntivo 2018 registriamo 26.683.000 euro, quindi sono quasi oltre 50 miliardi di vecchie lire. Non stiamo parlando di robette, delle quali i trasporti primari hanno una spesa di 11.184.000 euro, i trasporti secondari 6.6 milioni, l'elisoccorso 5.5 milioni e i trasporti nefropatici 3.438 milioni. Grazie assessore. Consigliere Ussai. Allora, io ringrazio l'assessore per questi dati e tra l'altro io avevo chiesto un po' l'andamento della spesa per sapere proprio anche rispetto all'affidamento al privato negli ultimi anni come è andata la spesa, per cui lo ringrazio per i dati sul 2018, farò una domanda magari in un'altra interrogazione più puntuale rispetto agli anni 2017 e 2016 per sapere appunto come l'andamento. Io voglio ricordare all'assessore due cose. Allora, la prima, che ribadisco, nel piano dell'emergenza urgenza c'è scritto che per garantire elevati standard il personale
no, dell'equipaggio doveva essere dipendente del servizio sanitario regionale. Mi risulta, ma questo è dato riscontrabile anche facilmente dall'assessore, che in tutto l'Alto Friuli, dove c'erano ambulanze pubbliche, autisti, gli infermieri pubblici, tutto è stato affidato a un assessore di volontariato. E questo è un dato oggettivo, che trova riscontro anche in diversi altri territori della regione. Per cui c'è una delibera della giunta regionale che andava in una direzione, c'è un manager che è andato in un'altra direzione. E quindi, che poi questo manager sia anche stato promosso, questo non discuto, perché è compito della giunta fare le nomine dovute. Rispetto a quello che ha detto giustamente l'assessore, che è una cosa molto grave, il sottoutilizzo, io anche qui farò una domanda magari più precisa rispetto alle singole ambulanze che mi risultano in qualche maniera siano sottoutilizzate. Non so se è un problema di carenza di personale, di carenza di infermieri, però evidentemente cercherò di acquisire, prima di fare anch'io le dovute, spero che già l'assessore si attivi a seguito di questa mia segnalazione rispetto a quello che è l'utilizzo dei mezzi di soccorso. Assessore. Io farò delle domande più circostanziate per dopo eventualmente dar seguito a quello che sono gli atti dovuti. L'ultima cosa che voglio dire è che, visto che c'è stata una revisione del codice del terzo settore, visto che noi abbiamo una legge regionale che è la 12 del 95, probabilmente c'è necessità di una manutenzione anche di questa legge, e attendo e spero di leggere presto anche il nuovo piano dell'emergenza urgenza per capire appunto quali sono gli indirizzi futuri da parte della Giunta. Grazie.